È in funzione e quindi per chi ci segue per televisione, diciamo così, abbiamo in studio Attilio Fiaschetti del Grande Nord. Attilio, intanto non sei candidato tu, no? No, no, non sono candidato, dunque posso parlare. Puoi parlare, né la lista Grande Nord si presenta all'Europa nelle No, Marche, no, ecco, a posto, posto, no. no, no, non ci mettere in imbarazzo, anche perché poi parleremo solo di Porto Recanati questa sera. Esatto, Porto Recanati forever. Forever, no? Questa grande cittadina che si accinge alla stagione balneare, turistica, speriamo che possa essere positiva, anche se dicono che quest'estate non sarà un'estate eccessivamente afosa, comunque calda. Cioè, questo ci conforta perché è l'estate ideale, soprattutto per noi persone di una certa età. Allora, fa un po' senso dopo tanti anni che ti dici che persone di una certa età. Vabbè, allora, intanto salutiamo quindi Attilio Fiaschetti e se volete intervenire, però, signori, già. Ma mi pare un po' troppo esagerato tutto questo. Sono famoso, sai. Sei famoso, lo so. Pronto? Ci siamo? Sono Boretta, SCS. No, non ci siamo proprio perché siamo in diretta. Se possiamo, possiamo sentirci più tardi, con molto piacere, magari verso le 18:30. Allora, vediamo, oh, caro Attilio, di poter organizzarci per questa, dicevo, nostra trasmissione e lo facciamo subito dando conto di quello che appunto è accaduto a Porto Recanati, di quello che sta accadendo. Intanto si è parlato molto, poi l'argomento naturalmente è stato accantonato perché non è che può stare tutti i giorni in prima pagina, della bandiera blu. Adesso mi stava venendo in mente, visto che abbiamo parlato di città turistica, si accinge ad affrontare l'estate, dice bandiera blu, non bandiera blu, dice Leobaldi, comunque noi i turisti ce l'abbiamo, certo. Se potessimo issare questo vessillo sopra la torre Sveva ne saremmo tutti contenti. Tu quando eri in consiglio comunale in giunta ce l'avate la bandiera blu? No, l'aveva già persa l'amministrazione Ubaldi, perché Ah. quando siamo entrati No, no, stai, fai, fai. in consiglio comunale, praticamente con la nuova giunta, proprio qualche giorno prima delle elezioni era stata, diciamo, bocciata la richiesta del comune di Porto Recanati. Qui ci sarebbe da fare un grosso discorso sulla bandiera blu, perché oltre a un discorso delle acque c'è dietro un questionario, no? Per far presentare la domanda, da cui poi gli uffici competenti devono rispondere, e sarebbe anche lì carino una volta interessarsi e vedere, oltre il discorso delle acque, quali altre situazioni ci mancano per il discorso della bandiera blu. E uno degli argomenti che mi piacerebbe toccare, magari rientrano proprio sul discorso della bandiera blu, che è quello lì delle barriere architettoniche, no? Che a Porto Recanati abbiamo marciapiedi occupati di ogni ben di Dio, e questo potrebbe essere anche un motivo dove noi rispondiamo che possiamo ottenere la bandiera blu perché abbiamo, che ne so, le pedane per andare al mare, poi però magari abbiamo i marciapiedi ostruiti da panchine o vasi, e chi ha una disabilità è costretto poi magari a scendere. Tutto questo, nonostante io e anche l'ex consigliera Giancarla Grilli in consiglio comunale aveva riportato questa problematica in consiglio comunale, chiedendo di fare qualcosa, ma nulla è stato fatto. Questo, secondo me, è un segno di civiltà che manca a Porto Recanati, il fatto di non pensare che ci può essere qualcuno che ha delle difficoltà. Gli anziani, le mamme con i passeggini, i ragazzi o le persone che hanno disabilità sono costrette a volte a fare cincane e scendere in mezzo alla strada e essere sfiorate poi dalle macchine. Ecco, io credo che questa
ci volevo arrivare dopo, però già che abbiamo toccato, no, va bene, argomento... Io solo che la tua voce continua a sentire un po' bassa rispetto alla mia, se vuoi avvicinarti, mi avvicino un po' di più, guarda, sì, faccio così, magari così è meglio. No, lascialo, ecco, sì. Ok? Sì, sì, un pochettino meglio è sicuramente. Allora, sì, perché quando potevamo introdurre questo argomento, perché visto che ce ne abbiamo diversi di questi, quello della situazione dei marciapiedi, tu mi dicevi, avevi annunciato che magari... E non sono idonei per affrontare situazioni di disagio fisico, quindi le solite barriere architettoniche cui si presta poco attenzione, tant'è vero che mi sembra che anche sui nuovi marciapiedi che sta realizzando l'amministrazione comunale di Recanati, no, troviamo situazioni veramente un pochettino che creano e sollevano di questi argomenti. Sì, va bene, il tuo cellulare che adesso entra in cuffia, però non entri in trasmissione, quindi non te ne fare preoccupazione. Allora partiamo eventualmente, se tu vuoi aggiungere qualche cosa sui marciapiedi, dell'occupazione abusiva, perché poi dappertutto vediamo come la gente, non so, parcheggiano ancora sui marciapiedi addirittura le macchine, no? Ma sui marciapiedi no, però no. Diciamo che il parcheggio è un problema un po' comune nei vari comuni, ci vorrebbero un po' più la presenza dei vigili urbani per mantenere un po' più... l'automobilista ligio alla disciplina del codice della strada. Questa qui dei marciapiedi può sembrare una cosa sciocca, sciocca per chi non ha poi le difficoltà motorie, no? Ma per chi deve poi ogni giorno combattere contro questi problemi, diventa una montagna e non un piccolo problema. Ecco, questa è una cosa che io da tanto tempo che la discuto, che la scrivo, ma non vedo, diciamo, da parte dell'amministrazione, non ho visto mai una presa di posizione. Spero che da oggi, magari con questa trasmissione, ho parlato prima anche col consigliere Bianchi, gli ho chiesto di presentare una mozione per sapere quale occupazione a Porto Recanati sono fatte nei marciapiedi, quale hanno il permesso e quale sono abusive. Tu parli di occupazione solo pubblico da parte occupazione solo pubblico, no, dei esercizi, sì. Anche dei cittadini, anche che cittadini. Mettono il vaso su un marciapiede di un metro, un vaso di 50 centimetri, tu capisci che il passaggio di un passeggino con un bambinonato, certo, è... Ma i vasi sono privati o dell'amministrazione? Privati, e certo, perché ognuno si sente libero di fare quello che vuole. Io all'ex assessore Cingolani, che poi si è dimesso, avevo posto il problema, aveva detto che avrebbe portato rimedio a questa cosa, poi purtroppo si è dimesso e la cosa è morta lì. Sentite, intanto Tilio Fiaschetti, appunto, lista Città Mia, che siede in consiglio comunale tramite il suo capogruppo Michele Bianchi, che lo abbiamo ascoltato pochi giorni fa proprio a proposito della Notte Rosa, per cui lui è in diretta qui in questo momento, per chi volesse intervenire lo può fare allo 071 757 4429, magari parlando di problemi che sono comuni non solo a Porto Recanati ma un po' a tutte le città, come quella dell'occupazione abusiva dei marciapiedi. Invece la Notte Rosa è una prerogativa, diciamo così, come tema di alcune città della costa che si accingono a dare vita a questa notte che dovrebbe essere di divertimento ma anche un'occasione per i commercianti di attrarre gente e quindi di fare un po' di affari. Notte Rosa che trova quest'anno come concorrente il comune di Sirolo? Sì, comune di Sirolo che... Ecco, tu ti sei fatta un'idea di questa storia, l'abbiamo sentito sia Bianchi che la Angelica Sabatini. Sì, io ho ascoltato tutti e due per radio, in replica, visitando il sito di Radio R, praticamente... ci sono delle cose che sono un po' particolari. Allora, la prima
è che le ragioni di Bianchi le conosco in quanto fa parte di Alternativa Civica, gruppo che sta all'interno di Città Mia. Sì. E ne avevamo già parlato così, diciamo, in gruppo di questa cosa qua. Sono un po' le motivazioni della Sabatini, dell'assessore, che mi lasciano un po' perplesso, perché allora, lei logicamente parla ma non risponde alle domande. Questa è una tattica, diciamo, di chi amministra, però secondo me non ha poi il coraggio di andare a affrontare veramente il tema. Innanzitutto la Sabatini doveva spiegare, qui quando l'ha intervistata, quando ha parlato dei soldi, doveva spiegare perché a questa Isolani dà il 50% in più di quello che ha sempre dato. Dai 10.000 siamo passati ai 14.000. Perché c'è questa, diciamo, discrepanza tra le due somme, nonostante l'investimento che veniva garantito da Eventi Life era di 50.000 contro i 28.000 di quelli che sono previsti adesso. Quindi c'era più investimento inizialmente con Russo. Con Russo c'era più esborso da parte, Del privato. una garanzia di un evento di 50.000 euro, di qua 28.000. Il discorso, la seconda cosa, quando dice che si parla dei vari, premessa, io non sto a giudicare chi è più bravo o chi è meno bravo. Eventi Live è di Porto Recanati, la paga le imposte comunali a Porto Recanati perché l'azienda è portorecanatese. Se dovevo scegliere tra le due, fare lavorare un recanatese o un portorecanatese, non me ne volere, preferivo che No, no, lavorava un comprensibile. portorecanatese. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, l'altro discorso era il perché di questo 50% in più, e dunque un rischio minore per chi oggi affronta questa Questa notte rosa, perché logicamente ha più soldi dell'amministrazione comunale. Oggi è uscito un articolo dove c'è piena solidarietà a Sabatini e al consigliere San Paolo, dopo Che è assessore al commercio? il consigliere comunale al Delega al commercio, commercio. sì, dopo che Bianchi ha fatto questo, diciamo, articolo, questo comunicato sulla notte rosa, chiedendone le dimissioni. Ma la cosa un po' buffa è questa: non c'è traccia nella delibera dei soldi di penale eventuali che chi sta gestendo adesso la notte rosa dovrebbe pagare nell'eventualità l'evento non raggiunga i soldi o qualcos'altro, cosa che era molto chiara quando c'era Nevio Russo e l'Eventi Live. Dunque, oggi anche sui giornali esce che è tutto Ma scritto, questa tutto penale chi è riportato. che Beh, quando scatta è automatica, la ci penale sono dei parametri da ci rispettare saranno, ci sono o è un sicuramente. giudizio No, arbitrario? ci sono dei parametri da aspettare. Sicuramente deve essere garantito lo spettacolo, deve essere garantito lo spettacolo, credo anche di un certo livello, perché Questo dopo chi lo giudica? ma se tu mi dici che porti i Rolling Stone e poi mi porti, Ah, ho capito. che ne Orietta so, Berti. Orietta Berti, capisci che non è quello che mi hai promesso. Adesso io Povera Orietta. glielo con tutto il Sì, rispetto per la per grande, carità. come cantava Barcavalli, Sì. con tutto credo che ci siano delle cose che saranno scritte, erano scritte nella delibera, ma in questa delibera di quest'anno non vengono riportate. Dunque ci sono, no? Se vai a vedere, ci sono delle cose che non quadrano. Poi, per l'amor di Dio, Nevio Russo, Sirolo hanno fatto una scelta di fare una notte rosa il 29 giugno. Ma ognuno è libero di fare quello che gli pare. La cosa strana sarebbe da dire: Porto Recanati quanto conta nell'associazione delle Riviera del Conero, se Sirolo, uno dei comuni principali, no? Diciamo che proprio sono nella Sì, Riviera perché del fate parte delle stesse Esatto, associazioni. nonostante il Ma lì, comune di Porto Recanati paga grosse somme, ma perché lì tu devi allora sapere, dovrebbe come essere. anche Recanati credo che fa parte della Sì, Riviera del sì, Conero, sì, sì. si pagano delle grosse somme per stare dentro il circuito della Riviera del Conero. Allora sarebbe anche lì l'amministrazione doveva, secondo me, prendere
come si dice, un attimo il toro per le corna e dire: oh, un attimino, facciamo parte tutti di questa cosa, paghiamo pure 30.000 euro e ci venite a fregare le persone in casa, tra virgolette, no, fregare, perché sennò vorrei che qualcuno domani si sveglia e dice: vado a quella Fiaschetti perché ha detto che frego qualcosa. Ecco, questo Vabbè, fregare in no, senso sì, metaforico, però è nel senso capito, c'è che proprio un facciamo una concorrenza fra di noi che non è proprio il top, diciamo, l'ideale per due città che ma dovrebbero con questa iniziativa raggiungere gli stessi obiettivi, cioè esatto. di non strapparsi i giovani appassionati di queste feste, no, anche perché fra Sirolo e Porto Recanati c'è quasi pochi chilometri, Sì, cioè saranno 10-12 fatto chilometri. via No, forse pure di Scarfiotti, più. lungomare Sì, Scarfiotti, siamo si arrivati arriva a da Macerie Sirolo, Romane, Sirol, sì. si arriva da Sirolo, cioè. Ma non solo, poi un'altra cosa che a me mi ha lasciato veramente un po' così È vero esterrefatto. che il 29 giugno, poi ti lascio, c'è anche la concorrenza della festa di Leopardi e Recanati, Ma questo io non lo però sapevo, non, gliel'hai detto la no, stamattina, mi è venuto in si mente prende adesso, un mi è venuto in coccoloio. mente, no, ma perché, però noi non, generalmente non è che abbiamo la possibilità di strappare giovani per queste ricorrenze, molto probabilmente forse qualche persona adulta di una certa età che potrebbe essere interessata alle iniziative e manifestazioni leopardiane. Tutto Comunque, fa sta di mucchio, fatto eh? che è tutto mucchiato lì nel stesso giorno. Vediamo se per noi. Pronto? Ci siamo? Sì, pronto. Sì, dimmi Adriano. Sì, sono io. Allora, saluto te l'ospite. Vado un po' fuori tema solo per 10 secondi, poi ti ascolto. Sì. Mi piacerebbe sapere se c'è qualche idea per rivalutare e ripulire la pineta, che altro che notte rosa da queste Guarda parti, che secondo me. l'avevo messa in scaletta, eh. Vedi? Hai fatto Ti bene. leggo nel pensiero. Bravo. No, no, perché secondo me è troppo, è un degrado vicino al centro, quindi se fosse in qualche modo riqualificata, secondo me sarebbe una cosa molto molto importante per Porto Recanati e dintorni, Porto Lauti compreso. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Grazie, grazie Adriano. Vogliamo completare questa Sì, nostra. Allora, sulla. se io ti ho interrotto lì, poi dopo se c'è qualcuno che vuole intervenire può intervenire e poi parleremo anche degli alberi alla pineta Sì, allora abbattuti. sulla notte rosa per concludere, perché poi quando si rilasciano delle interviste, e sempre al minuto 7 dell'intervista che avevi fatto sempre con l'assessore Sabatini, sul discorso degli ospiti che saranno presenti in questa notte rosa, si parlava, no, della Cecilia Rodriguez, che è la sorella della Belen, lei è famosa perché è la sorella della Belen, e del figlio di Moser. Sì, Okay. Il ci padre visto. di Moser gli ha detto poco tempo fa, qualche giorno fa, c'è un articolo su internet che gli chiede di andare a lavorare e di lasciare stare questo tipo di attività che fa, tutte rispettabilissime e tutto quanto. Discorso che non accetto Dopo delle. mi diamo il numero della telefonata. Sì, se vuoi. No, no, dimmi. No, il discorso che non accetto che ha fatto l'assessore è quello. Bisogna capire che oggi la Rodriguez e Moser attirano persone, e dunque quello che tira noi Dobbiamo. viene messo, no, no, viene messo in spettacolo. Allora, innanzitutto bisogna capire cosa faranno questi. Non sono cantanti, non sono ballerini, non so, cioè sono persone Saranno. modelle. Infatti stavo per dirtelo a Però te. di Comunque una sentiamo cosa, la sì, una telefonata cosa dopo. importante è questa. Sì. 14.000 euro che vengono dati, a me mi girano le palle che vengono dati per pagare Cecilia Rodriguez e Mister Moser, che non faranno, Le diciamo, comparse, dici tu. arte di spettacolo. A meno che Pronto? non lo so. Sì. Buon pomeriggio ad Scusami entrambi. Giovanni, Sentivo dimmi. Mi prima scusi, eh. Adriano, no, la riqualificazione a Pineta. Prima anche Attilio parlava di questa bandiera blu che giustamente non guarda soltanto la qualità delle acque, ma anche la qualità della vita che c'è in città, tipo le barriere architettoniche, eccetera. E volevo aggiungere un'altra cosa. Il capannone Nervi,
non c'è un progetto di riqualificazione. Anni addietro c'era qualcuno che aveva fatto una sorta di progetto che prevedeva piscine, prolungamento del lungomare. Se può dire tutto di più dopo. Questo lo dico perché nella stazione di Santa Maria degli Angeli ad Assisi c'era un capannone gemello al Nervi. Sì. Lo hanno riqualificato in auditorium, museo della Vox, c'è una sorta di bar, ristorante, ludoteca, cioè lo hanno, diciamo, reso come dire, funzionale e non è, diciamo, più una cattedrale nel deserto. E a che dico? Ma questa struttura non è anche inquinante, non dà del grado, non se ne parla di, diciamo, come dire, farlo rinascere, anche perché si potrebbero anche attingere a fondi europei. Volevo sentire cosa ne pensa Tilio. Buon pomeriggio. Ciao. Grazie Giovanni. Questa un po' è la stessa storia del porto turistico che non si fa mai. Sì, beh, lì il capannone Nervi ha perfettamente ragione l'ascoltatore, perché sono stati spesi anche poco tempo fa 100.000 euro per dare una verniciata all'amianto, che quella è la parte per non perché si polverizza. E sono stati spesi dei soldi. Logicamente, per mettere mano a quella struttura e a trovare un diciamo una sua ricollocazione di quello che è stato un deposito ultimamente di terra, e riportarlo magari con dei progetti che potrebbero essere quelli che ha detto il signore, oppure che ne so, una piscina o quant'altro, ci vogliono i soldi. Dunque lì bisognerebbe attingere a dei fondi europei, ma questi fondi europei è difficile intercettarli, perché hanno bisogno poi di una, diciamo, compartecipazione del comune sempre al 20, il 30, il 50%. Cioè c'è da mettere anche del suo, anche il comune. Suo comune. Dunque lì, secondo me, la strada che aveva intrapreso l'ex sindaco Baldi era una strada giusta, che era quella del porto o di Darsena, che va fatto, e la riqualificazione di quella adesso struttura. Adesso non so come poter recuperare una struttura come quella. Non lo so, sicuramente chi... Questa non è abbattibile, chi, no? Dicono che non è abbattibile perché parte di Nervi, no? Che poi non sembra che non è stata fatta da Nervi, ma da un suo, diciamo... Scolare, così, però, diciamo... Discepo. Dobbiamo tenerci sto brobio di cosa lì per questi motivi. Allora, non è che si concilia molto con il lungomare, no, anche perché lì poi taglia proprio in due la spiaggia. Esatto, perfetto. Più che la spiaggia, il litorale, due, sì, il litorale tra la parte lì delle zona centrale, Zeus. Lì, e la parte che porta a Scossici. Sarebbe bellissimo lì, magari un bel parco, se non ci fosse quello schifo lì. Sì, io chiamo schifo, poi qualcuno si offenderà, però per me è uno schifo. Vabbè, qualcuno dirà che è una struttura che va conservata perché ormai fa parte sotto tutela, non so, architettonica, bene, sì, un sì, bene, sì. Penso più che architettonico, un bene culturale e artistico, però non lo so effettivamente, anch'io ho i miei dubbi. Pronto? Sì, buonasera, sono Giorgio, saluto il signor Cerchetti. Sì. Grazie signore. Ciao Stelio. Allora, signor Cerchetti, io non me ne intendo, ma le chiedo a lei, forse probabilmente saprà darmi una risposta. Io trovo che tenere quella costruzione del Nervi sia un insulto a, che ne posso dire, alla bellezza del nostro territorio. Io penso che qualcuno aspetta che casca da solo. Ma prima o poi sarà così. Io l'unica cosa che posso giustificare il fatto che sia ancora lì e non si faccia niente è che si aspetti che casca da solo per giustificare poi l'abbattimento. Allora, siccome porto dei canali, comunque l'Italia, comunque la nostra zona, limitiamoci alle Marche, ma penso l'Italia sicuramente tutta, è una nazione che del turismo dovrebbe fare il suo core business. Quella costruzione lì va contro gli interessi dell'Italia e ovviamente dei portori canadesi e appunto di questo business che dovremmo incentivare il più possibile, del turismo. Non si potrebbe fare un'interrogazione parlamentare per far capire se c'è una legge nazionale che tutela quello schifo lì,
si dovrebbe fare un'interrogazione parlamentare per far capire che si potrebbe fare una deroga o cambiare qualcosa per far, appunto, far sì, magari creando anche qualche posto di lavoro, che se togliesse quella roba lì, o bonificando o comunque facendoci qualcosa che possa essere utile al turismo e al lavoro, oltre che a migliorare ovviamente quello in primis, la bellezza del nostro territorio, perché quello è veramente un obbrobrio. Saluto, grazie. Grazie, grazie Giorgio. Siamo ormai quasi un referendum. Guarda, qualcuno ci dirà magari che invece è una struttura che va tutelata perché per questo e questo motivo. Beh, una cosa la voglio, sono... voglio ringraziare il signor Giorgio perché ha detto una cosa che io sinceramente non ci avevo mai pensato. E questa dell'interrogazione parlamentare. Magari nel ministro, time, no? al ministro dei beni culturali. Dunque io nella mia piccola possibilità delle persone che conosco mi impegnerò e te ne darò subito comunicazione entro non questa settimana perché sarebbe troppo presto. Oggi si vota, siamo impegnati. Nella prossima settimana cercherò di contattare qualche persona qui della zona che fa parte di qualche movimento partito di destra, sinistra, centro, ma non mi interessa, che si prenda l'impegno di portare questa istanza del signor Giorgio nel Parlamento romano. Va bene, poi tu c'hai i tuoi potentissimi addentellati e quindi sicuramente non ti sarà difficile. L'impegno che mi prendo con scarso coraggio vedo, noto che invece magari non abbiamo fatto un sondaggio questa sera perché avevo avuto la telefonata di Giorgio, la telefonata di Giovanni, ma Giovanni pure non è che su questo si è espresso per l'abbattimento del Nervi, però io dico che se dovesse cadere nessuno piangerebbe, no, è vero, una vecchia struttura, l'ingegnere Nervi, per carità, però effettivamente questa è un ostacolo per lo sviluppo di quella zona, per Porto Recanati. Allora, per Notte Rossa vediamo se il sondaggio continua sulla struttura Nervi, poi finiamo in Notte Rossa con Cecilia, com'era? Rodriguez e il figlio di Mosè. Pronto? Asterio e Sergio, buonasera Fiaschetti. Buonasera, buonasera. Possiamo darci del tu? E come? Stiamo scherzando? Grazie. Allora, dunque, tra il Nervi e i grattacieli o semigrattacieli, io dico la mia, il Nervi è la cosa minore. Meno scandalosa, dici tu? Meno scandalosa. Se noi pensiamo, adesso non voglio dire nomi, ma a grattacieli centrali e periferici, insomma, il Nervi è una cosa passabile. Una domanda, poi rubo pochi secondi. Caro Attilio, ma è una domanda che rivolgo a Porto Recanati come a tutti gli altri, ma per le stadi e per le manifestazioni vi coordinate con gli altri, con le altre città? Vi sentite, vi riunite, vi... non lo so, vi contattate, ecco, una domanda... No? Se posso rispondere, non vorrei rubare del tempo. Allora aspetta, ti faccio l'ultima. Sì. L'ultima, allora questa ci terrei che mi rispondi, perché la farei anche alle autorità recanatesi di Loreto, eccetera, capito? Mm. Perché in vista dell'estate fare, non so, la stessa sera, tre concerti, uno qui, uno a Loreto, uno a Porto Recanati, mi pare un po' buttare via i soldi, però non lo so, dopo sempre la tua opinione. Riguardo al porto, caro Attilio, riguardo al porto, si era parlato anche del porto canale, no? Lungo il Potenza, sì. Giusto? Sì. È vero? Io porto ti ricordo che nella storia il comune, il glorioso comune di Recanati, ma parlo di centinaia di anni fa, provò più volte a fare il porto canale, affidandosi a degli architetti che presero i soldi, non fecero niente di costruttivo e andarono a finire in galera, però, perché il comune aveva gli attributi e li mise in galera. Visto che questo porto probabilmente non si può fare,
Non pensate di togliere dal nome Porto e ritornare Re Canati solo? Ciao a tutti. Ci hai colto di sorpresa. Questa è come la statua Leopardi che vuole spostare la piazza, no? E spostarla verso la BCC. Mi piace, non è nuovo a queste proposte un po' sciocche. Allora, no, rispondendo alla domanda, ci tengono tanto, fanno i concerti per l'autonomia. Poi lui è il grande nord, quindi l'autonomia ce l'ha nel sangue. Esatto. No, allora, la domanda è molto, diciamo, pertinente, ma bisognerebbe rivolgerla all'assessore, ahimè, Sabatini, che lei va a quello del coordinamento fra diversi comuni. Sì, perché turismo, manifestazioni, vanno tutti insieme alla BIT di Milano, la fiera del turismo, stanno tutti insieme. Trovare 5 minuti per dirsi: oh, ma tu il 29 cosa fai? Lo dovrebbero trovare. Soprattutto, come tu dicevi inizialmente, apparteniamo tutti alla stessa associazione della Riviera del Conero, e poi ci ritroviamo che, grande nostra sorpresa, no, c'è questa battaglia e lotta concorrenziale a distanza fra Sirolo e Porto Recanati. Non dico neanche Porto Recanati e San Benedetto del Tronto, no, che sarebbe già una distanza comprensibile. Diciamo, sarà di Sirolo 5 km di distanza. No? Cioè, quelli che sono nella Riviera del Conero dovrebbero fare un calendario, mettersi al tavolino, dire: noi abbiamo queste esigenze, voi avete queste esigenze. Ma non è che io ho fatto una domanda un po' malandrina, quelle, capito? Non è che te le rubi uno con l'altro, te le rubi, tanto non è che abbiamo un bacino di persone, voglio dire, poi a giugno non ci abbiamo i turisti che vengono. Però sarebbe bello a questo punto, no? I Solani Spettacoli e i 20 Life di Russo, che entrano in concorrenza, e vedere chi è che riesce a ottenere più successo. Forse è nata anche per questo una specie di sfida. Vabbè, non lo so, io dico solo una cosa, per in conclusione di tutto questo. Un conto è la sfida fra aziende e società private, un conto è fra comuni, che dovrebbero evitarla, questa sfida. Dovrebbero cercare, come diceva giustamente il dottore, di trovare un accordo, capito? Una programmazione comune, ecco, questo sarebbe il minimo che si richiede un amministratore. Certo. Benissimo, anche allora, perché i soldi sono i nostri, ricordiamocelo sempre. L'amministratore, no, quando spendi i soldi mai. Spendi i soldi, non miei, ce che lo ricordiamo mai, neanche quando andiamo a comunque vedere i concerti in piazza. Non facessero tanti svelti, capito, questi amministratori, tanti gli arroganti, perché non se lo possono permettere, perché spendono i nostri soldi. Questa è la cosa che ci dobbiamo ricordare, perché se no, no? Quando sì, si incontrano per strada, si dice in faccia, non è che ci abbiamo paura di dirglielo. No, ma il fatto che li fanno apparire invece come una grossa concessione e un'attenzione dell'amministrazione nei confronti della gente che gli crea e gli assicura gli spettacoli, questo lo facevano in tempi. Poi loro entrano gratis. Diocleziano, che ha inventato la piscina all'interno del Colosseo, per dite, no? Ma gli amministratori, tu lo e sai, ha costruito il Colosseo. Gratis, e i concerti a pagamento, loro entrano tutti gratis, tu lo sai questo. È punto, certo, dopo loro entrano gratis, a parte che poi ma anche quando andiamo a vedere spettacoli c'è ingresso gratuito, tipo, no, gli spettacoli gratuiti che si svolgono in piazza nel periodo di lunaria, mi compiaccio, però in realtà sono 100.000 euro che i cittadini canadesi hanno già pagato sotto forma di tributi, tasse e così via, che potrebbero ritornare diversamente, invece li fate sotto forma di spettacolo e quindi fate l'ingresso gratuito, cioè è sempre una forma. E poi pronto? Dovete pure ringraziare. E poi dobbiamo ringraziare, quanto è brava l'amministrazione, quei soldi nostri. Pronto? Sì, no, sono ancora Giorgio, ringrazio i Fraschietti di aver preso in considerazione la mia proposta, veramente. Spero che possa andare a buon fine, però come ha sentito, per qualcuno sarebbe da abbattere qualche grattacielo piuttosto che quello. Allora, io voglio fare una considerazione molto, per carità, terra a terra, sarà da cittadino qualunque. Allora, costruire in riva al mare, no? No, tanto per capire i geni di quella volta, no? Sarà nervi, ma a me che cacchio me ne frega se è nervi, perché mi fa venire i nervi a me. Costruire in riva al mare. Un cementificio. Inquinante come quella, bruttissima come quella, perché la bellezza del nostro mare, la Riviera del Conero, eccetera, mettere una cosa del genere lì in riva al mare è da denuncia. Ma quella volta si vede che non c'era. Quella volta certo, si poteva fare, ma è uno proprio che quelle leggi di quella volta permettevano. Oggi, grazie a Dio, una cosa del genere non te la fanno fare più.
Quella cos'è? Deve restare lì per ricordarci le stronzate, scusate il francesismo, che abbiamo fatto in passato? Possiamo farne a meno. Recuperiamo il recuperabile. Lì non c'è da mandare via persone, non c'è da, no, distruggere. Non c'è da sfrattare nessuno. C'è soltanto da migliorare la nostra vita, abbattere. Però come ha sentito, qualcuno non è d'accordo. Vorrebbe evitare quello e fare. In Italia purtroppo non ce l'avevamo più con l'Europa, ce l'avevamo più con noi altri. Cioè. Effettivamente Nervi era poi una struttura che produceva materiale che poi alla fine è inquinante, perché c'è da fare la bonifica del suolo, sottosuolo, certo, qualora dovesse essere rimossa, quindi non è una cosa, è peggio di una discarica, diciamo così. E, va bene, adesso non vorrei soffermarmi solo su, abbiamo 2 o 3 argomenti ancora da trattare. Pronto? Sì, Asterio, scusa, sul porto però Fiaschetti e Attilio non mi ha risposto. Ha detto che non se ne parla per niente da farlo autonoma. No, sul porto vero, non sul nome. Io capisco che lui cos'è del grande nord, cos'è? Sì, lui. Non rida però, dottore. No, lui, lui c'ha una maglietta adesso che se lo può vedere sotto. Se mi permette, che è Leone di San Marco. Se mi permette. No, no. Grande Nord mi ricorda altre cose, adesso non mi ricordo la Tramontana, altre cose. Comunque no, non lo fate più sto porto, allora, né Porto Canale né Porto. Oh, quanto poi all'abbattere, io non traviso mai le parole degli altri, io non ho detto di abbattere niente, io ho semplicemente detto che tra il Nervi e alcuni grattacieli, a mio modesto avviso, se posso dire la mia, se non c'è nessun pedagogo, il Nervi forse è la cosa meno scandalosa, meno brutta delle altre. Ma avete sentito dire che io voglio abbattere qualcosa? No, 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 no. Io non voglio, no, non no. voglio abbattere niente. Attilio, sì. Ritornate con la madre patria, anche se ecco tu sei del nord, mi pare, vero? Sì. Lei è grande nord, ma anche per la per le Marche. Lui è originario del nord. Sì, sì, io sono nato a Vittorio Veneto. Infatti buono. L'avevi detto. Dove c'è il prosecco. Buono. Ma c'è anche il ricordo della Grande Guerra. Sì. Buttatevi con noi la terrestra. Il prosecco adesso. Però a me piace pure a me il prosecco. L'amarone, ci abbiamo tante cose. Ecco. Vabbè. La pappolicella. Vittorio Veneto. Stavo parlando di. Stai vicino a Redipuglia, su quelle zone lì. Sì, un po' più. Un po' più lontano. No, perché a me mi ha fatto sempre molto impressione Redipuglia e il Sagrato. Okay. Allora, chi è? Chi è? Pronto? No, dico a Giorgio che nel Novecento la spiaggia arrivava a qualche centinaio di metri più lontano, giusto? Le foto. Non lo so, ma quanto sarà? Un centinaio? No, ma molto, c'era. Stavamo per toccare la costa dalmata fra poco. No, per carità. Questi capannoni, il Nervi, era una misura standard, addirittura a Tortona ce n'è uno gemello sempre, che c'era al deposito del sale. E dicevo, quello di Assisi hanno, diciamo, mantenuto tutta quanta la struttura, il disegno, e dentro i locali sono stati, diciamo, adibiti a vari scopi, ed è un'area qualificata. Adesso qua non so se c'è un vincolo da sovrintendenza o che sia, però una cosa del genere bisogna giustamente, se fanno un'interrogazione, come dici te, perché o si demolisce o si riqualifica. Sì, sì, no. È anche inquinante, perché sentivo che dicevi, no, che dovranno, come dire, riverniciare per non disperdere. No, l'hanno già riverniciato. L'hanno già fatto. Nel 2017, quando è che l'hanno fatto? Sì, sì, con impegno di spese di 100.000 euro, se non sbaglio. Allora, buttiamo via i soldi. Però quello era contro le polveri sottili dell'amianto. Comunque c'era un progetto, leggevo tempo fa, dell'architetto Parigiani, mi sbaglio, che prevedeva delle piscine all'interno, era abbastanza, diciamo, vederlo come progetto era abbastanza, poi bisogna vedere, come dicevi giustamente, i costi. Tutto qui, ciao, buon pomeriggio. Ciao, 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 grazie.
Allora, e qui leggevo poi una notizia vecchia, manco tanto, delle 2018, il 13 luglio, dice che era crollato un pezzo del tetto del Capannone Nervi. Sì. Quindi ogni tanto dice Giorgio, fra poco, come vedete, il tuo desiderio sarà esaudito. E già era crollato il luglio di un anno fa, un pezzo del tetto, fra poco crollerà l'altro pezzo. Certo che qui adesso non so se c'ha ragione Giovanni, che era molto più lontano dal mare, ma quanto vuoi il mare fosse più lontano un secolo fa, o meglio, meno di un secolo fa. Sì, sì. Quando è stato costruito una mancolio, negli anni 60, 50-60, quindi 50 anni fa, cosa vuoi? Io andavo al mare, non mi pare proprio che le spiagge erano tanto più lunghe, andavo al mare al centro da Ada, me la ricordo la bagnina. Allora, andiamo avanti perché andavo al centro al mare, perché una volta si raggiungeva il mare d'estate in corriera, non c'erano le macchine, io mi ricordo che prendevamo la corriera e poi al ritorno lo stesso, e quindi la maggior parte dei cittadini dell'entroterra utilizzavano il mezzo di trasporto pubblico. Allora, andiamo a vedere, a questo punto abbandoniamo la notte rossa, vedremo quello che sarà il 29 giugno, c'è ancora più di un mese. Prima aveva accennato Adriano anche agli alberi e alla situazione del degrado in cui versa la pineta, ma c'è anche un altro aspetto, gli alberi ad esempio di Via della Repubblica, che sono stati tagliati e non più sostituiti. Io mi ricordo questa polemica che va avanti, ogni tanto riaffiora. Ce ne vuoi parlare, Tirio? Che punto siamo? Beh, siamo a un punto morto. Morto, bene, sì, perché praticamente lì diciamo di bene in peggio. Dall'altezza del diciamo tre quarti del campeggio, adesso non vorrei sbagliarmi metro più metro meno, del campeggio giù Via della Repubblica, praticamente sono stati tagliati tutta una serie di alberi che stavano sulla destra andando verso sud, e dalle proteste poi dei cittadini, perché comunque questi erano alberi che facevano ombra anche per le macchine, dove si parcheggiava così, e comunque anche sempre un polmone verde, e praticamente era stato garantito la piantumazione, la ripiantumazione. Ma si può tagliare gli alberi così? E se non è tutelati, che non c'hanno, credo che sì, ma una volta tagliati per fare dei posti in più di macchine? No, sono stati tagliati. La motivazione credo che sia erano che malati, erano pericolosi. Ok, solo. Quando tagliano un albero è sempre pericoloso, è sempre un pericolo incombente. Perfetto. Il problema poi è crolla che magari Ponte Morandi, nessuno se ne sapeva. Sapeva. il problema è che questi alberi non sono stati più ripiantati, ormai è passato un anno o due anni, se non so di preciso quanto tempo è passato, ma credo due anni, ormai lì è diventata una zona di parcheggio che sicuramente farà comodo a qualcuno, magari anche a chi va al mare in pineta, sì, oppure chi può avere anche le attività commerciali ha anche più parcheggi, però sta di fatto che era stato preso un impegno dall'amministrazione di piantare nuovi alberi, e questi alberi non sono stati piantati. Oltretutto lì adesso non so la situazione di oggi, ma la situazione di una decina di giorni fa vedeva pure dalla parte a sinistra tutte le frasche, gli alberi del campeggio che invadevano la parte del marciapiede a sinistra di Viale della Repubblica, sempre andando da nord verso sud. Voglio ricordare che l'assessore al verde di Porto Recanati è poi anche, tra le altre cose, il proprietario o il socio del campeggio in questione, che sta in Viale della Repubblica. Dunque sarebbe opportuno che un assessore al verde, almeno gli alberi che invadono il marciapiede o le teste, fa toccare le teste delle persone, desse una sistemata. Sì. E si prendesse anche l'impegno di ripiantumare quella zona lì, perché è un diritto di chi ci abita riavere la zona come era prima. Ok?
Ma non solo, sulla questione verde abbiamo per esempio... C'è anche gli alberi al centro pure? Sì, sono... in via Bramante abbiamo... ricordo ogni tanto da compare piazzetta un Caradori articolo. È stato fatto uno scempio dagli alberi tagliati, anche è stati tagliati alberi da tutte le parti, ma la via che di via Bramante, diciamo dall'altezza del per Luigi il fotografo, non so se ce l'hai presente, diciamo sì. L'incrocio dove c'è anche la pizzeria, il calzolaio, così venendo sempre da nord verso sud abbiamo tutti gli alberi o quasi tutti praticamente o bruciati o morti o tagliati, mozzati, mezzo albero. Okay. Allora è uno schifo, sarebbe anche lì il caso che l'amministrazione e l'assessore al verde incominciasse un attimino a prendere in considerazione la sostituzione di tutti questi alberi. Per questo motivo ho parlato giorni fa con il consigliere Bianchi, dove gli ho chiesto che gli presenterò delle mozioni da portare in consiglio comunale. Spero dopo logicamente che verranno accolte, anche se emendate o quant'altro, però ecco, prendere degli impegni, cominciare a far prendere degli impegni all'amministrazione sulle cose in cui noi crediamo. Tramite magari una discussione e impegnare l'amministrazione o comunque obbligare l'amministrazione in quel caso e in quella circostanza di dare una risposta. Sì. Anche perché qui si riceve in pompa magna l'Italia Greta che sta conducendo nella sua maniera. Poi, posso dire, non me ne voglia, tra virgolette, porta proprio sfiga perché ha piovuto sempre. Ha piovuto sempre, vabbè, lasciamo perdere, soltanto i seguaci di Greta, i gretini, possono pensare naturalmente che ci siano dei cambiamenti climatici. Maggio è stato uno dei mesi più freddi da qualche anno a questa parte. Vabbè, lasciamo perdere, al di là del riscaldamento globale. No, la questione è che, e poi, dicevo, abbracciamo con molta disinvoltura temi ambientali, ambientalisti, poi magari non ci rendiamo conto che gli alberi è la risorsa dell'ossigeno per l'uomo, come tutto il verde. Esatto. E quindi tagliarli, oltre a dare un aspetto più gradevole all'ambiente, perché l'albero è in sintonia completamente con l'ambiente e la vita dell'uomo, perché l'uomo ha scelto sempre zone umide, fluviali per i suoi insediamenti anche primordiali, e quindi accanto a questi c'erano gli alberi, la vegetazione e tutto il resto. Adesso, a parte questo, però, anche qui a Reganari c'è stata molta disinvoltura, le piante sono cadute così come se fosse passato un tornado, cioè alla fine e non si sa perché poi. Beh, ma adesso è stato fatto le piantumazioni sono molto lente. A mio avviso, non sono uno del mestiere, però nella zona sottopasso per andare all'Hotelhause, sulla destra, quando si va a prendere poi la nazionale, è stato fatto si stanno facendo dei lavori per un percorso pedonale sul quel greppo che ci sono tutti gli alberi, non so se ce l'hai presente. Praticamente hanno devastato le radici, l'hanno tagliate, hai capito? Praticamente adesso non ci stupiamo che non ci stupiamo se tra un anno o due anni quegli alberi moriranno, perché certo. Tu praticamente quando vai a tagliare li vai per fare lo spazio, per fare il percorso, no? Pedonale, voglio dire, cioè, crei un problema all'albero, poi tra due anni certo. Arriva il dirigente e dice siccome l'albero è malato bisogna mandare secco, c'è l'anima dentro che non è più vitale, non passa più la linfa, quindi dobbiamo tagliarlo. Anzi, oppure c'è che cosa? Quel parassita che aggredisce le piante, Punterolo rosso. Sì. Se ne inventano di tutti i colori. E senti, c'è anche un'altra questione, fatto che voi presenterete anche, da quello che ho sentito dire, una mozione per il divieto dell'uso del PET a scuola in spiaggia, cioè della plastica. Perché? Sì. Perché, allora, questa era una cosa... Sei un ambientalista pure tu. No, io sono praticamente per lasciare ai miei figli un ambiente un po' più, meno plastificato. Quello della plastica è un problema
enorme, abbiamo isole che galleggiano nei vari oceani di chilometri e chilometri. Il nuovo plancton. Ecco. E i pesci che poi noi questa plastica in realtà poi ce la rimangiamo perché i pesci, no? Queste, tutto un casino. Allora, ormai non è che a Porto Recanati questa proposta è la prima che viene fatta, addirittura la regione Puglia è la prima regione no PET, cioè non bottiglie di plastica o tutto quel materiale che, diciamo, della plastica che viene usato per bicchieri, per le posate, per sostituzione carta? No, sostituzione, ci sono delle plastiche biodegradabili dure, o biodegradabili o dure che si possono rilavare e si possono riutilizzare. Ma non solo, Senigallia è nelle Marche, è la prima città a essere una città no PET. A Porto Recanati, ecco, noi ci impegniamo come Alternativa Civica a presentare al consigliere comunale, ai consiglieri comunali di Città Mia, che devono presentare una mozione per chiedere almeno nelle scuole dare un'educazione ambientale ai nostri ragazzi. E anche quindi alle stazioni balneari per la spiaggia. Quello potrebbe essere il secondo passaggio, ma il primo passaggio deve essere fatto nelle scuole, dove chiedere di mettere dei distributori di acqua. L'acqua che noi praticamente arriva a casa è potabile, con delle macchine che sono fatte, quelle che sono negli uffici, bravissimo, fatte un po' più grandi perché i ragazzi sono molti più. Innanzitutto noi gli facciamo bere tutte quelle acque, quelle prodotti, bevande, scusami, gassate, come no, che piene di caffeina, di zuccheri e quant'altro. In più cominciamo a utilizzare, a levare le bottiglie di plastica e magari dargli delle bottiglie in alluminio. Non so quanto convincere fatte. Di giovani, perché vedo che adesso i giovani sono particolarmente attratti da quelle bibite energetiche come sì, Red Bull, voglio dire, non penso che si bevano, che vedo che bevono anche i piloti prima di partire, esatto, con esatto. Quei bicchieroni con la cannuccia, sì, sì. Poi, però quello magari, pure... dentro non c'è poi la Red Bull, cioè, c'è qualche cosa di più, oppure c'è l'acqua solo magari, però devono fare, no, l'acqua solo non c'è, credo. So. Quando sta un'ora sulla moto, sulla macchina, vedrai che... sta di fatto però che questa è una buona proposta, anche perché noi adesso ci sono anche aziende qui a Recanati che producono, leader a livello mondiale di produzione di macchine per la refrigerazione dell'acqua, la distribuzione dell'acqua, la purificazione dell'acqua, e dunque sarebbe anche il caso, no, di fare proprio degli incontri dove si spiega qual è il percorso da intraprendere, sia nelle scuole, poi nelle spiagge, ma in tutta la città. A Recanati avete le casette dell'acqua, a Porto Recanati abbiamo... Voi non ce l'avete? Sì. Ce l'abbiamo, ma non è che funziona tanto, perché è stata messa, secondo me, in un posto sbagliatissimo, che è l'ex campo Nazario Sauro, il parcheggio. Ah, dunque, capirai. Se uno da dentro deve prendere la macchina... Un po' lontanuccio. Sì, capisci, poi inquina, perché dire, se tu fai la roba deve essere comoda. Voglio dire, se tu vuoi che la gente ci va... Vabbè, qui a proposito di inquinamento hanno fatto una viabilità per far inquinare la città qui a Recanati, quindi non possiamo meravigliarci, perché un percorso da 100 metri ti obbligano a farne uno di 4 km, per cui tubi di scarico, motorini, no, a gogo. Senti, c'è anche la questione che avevamo trattato, tu sei di Alternativa Civica, quindi sei comunque rappresentato, bene o male, tramite Città Mia in Consiglio Comunale, pur non essendo da parte di Attilio Feschetti, non avendo assunto un impegno diretto, no? Esatto. Non ti sei presentato neanche alle ultime elezioni, quindi... No? Su questo bilancio, sui dubbi di esigibilità che sono passati, l'abbiamo visto nel bilancio di previsione, abbiamo parlato con Michele Bianchi, abbiamo parlato con Angelica Sabatini, che è assessore al bilancio, da 500.000 di 2, 3, 4 anni fa a 2 milioni. Su un bilancio di 14 milioni del comune, tenere fermi 2 milioni, in attesa che si capisca se il comune può rientrare in possesso di queste cifre o no, non è veramente una cosa a rischio, pericolosa? Rischio, il rischio che innanzitutto sempre discorso... A rischio, cioè che non si faccia niente, se no, blocchi, no, ma il comune. La prima cosa da dire è sempre, bisogna sempre partire da questa cosa. A una domanda bisogna aver dare una risposta. Alle domande che ha fatto il consigliere Bianchi in consiglio comunale, l'assessore non ha risposto. Ha parlato di tutto, ma la risposta non c'è stata, perché il consigliere Bianchi gli aveva chiesto all'assessore come mai
da 5 anni a questa parte siamo passati, da parte del primo anno che era 1,5 milioni di questa somma accantonata, siamo passati da 500-600 mila a 2 milioni del 2018. Dunque siamo passati dal 2015 da zero, diciamo, a 5 milioni e 100. Questo è un, sono soldi che il comune chiede ai cittadini. 5 milioni? Sì, il totale, da quello che è stato accantonato nel fondo totale è 5 milioni. Se noi andiamo avanti di questo passo, il bilancio del comune di Porto Regrati diciamo che può essere di 15 milioni. Adesso io gli ultimi bilanci non l'ho visti. 15 milioni significa che un terzo del bilancio comunale è accantonato su questo fondo. Capisci? Allora, cosa sono questi soldi? Sono soldi che il comune praticamente non riesce a riscuotere da chi di dovere. Dunque c'è il cittadino onesto che paga per dei servizi. Il comune, non riuscendo a riscuotere questi soldi, cosa fa? Accantona cifre una quota, che potevano un terzo, servire lo leva, per fare lo leva perché è costretto dalla legge del 2015 a togliere questi soldi. Dunque, se noi paghiamo 100 per avere servizi di 100, paghiamo 100 e abbiamo servizi di 80. E questo credo che non sia giusto. Dunque, l'assessore dovrebbe, invece di parlare, rispondere. Vogliamo sapere perché siamo passati da 500.000 del 2017 ai 2 milioni del 2018. Non credo che sia molto difficile a rispondere a chi è assessore, perché non ha risposto a questa domanda. Se ero io il consigliere Bianchi in consiglio comunale, facevo un puttiferio, perché tu a un consigliere gli devi rispondere, dire anche una cazzata se non la sai la risposta. Però se uno non vuole rispondere, non è che lo puoi piabere il collo. Secondo te non è risposto, secondo magari la Sabatini avrà anche risposto, e a te non è rimasto. Ma forse c'è sfuggito. Non ti ha soddisfatto. No, non c'è, allora c'è sfuggito il motivo perché siamo passati da 500 a 2 milioni. Forse c'è sfuggito, magari l'ha detto, ma c'è sfuggito. Ma sono, devi essere più attento. Devo essere più attento. Dai, però, su. Vado a riascoltare anche nell'intervista che hai fatto. Non l'ha detto. Senti, può darsi pure che l'ha detto, allora mi scuso con l'assessore. Senti, la terminiamo perché abbiamo fatto tardi, c'è chi preme e ci caccerà fra poco a pedate. Possiamo terminare così, che Attilio Fiaschetti è qui in radio, come si dice quando si finisce un comizio oppure un intervento qui politici di lungo corso? Per il bene per il paese. Perché ricordati, Asterio, che è ora di farsela finita. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, anche se siete all'opposizione, perché il bene del paese è la prima cosa. Dunque, anche se le cose vanno male, bisogna che non parlate, non dite le cose che vanno male, anche perché poi ci sono i consiglieri di maggioranza che dicono che il paese è una desolazione il giovedì senza il mercato. È vero, però è vero, non lo possono dire, siamo sfuggiti, bravissimo, e ricordati ci siamo che dimenticati. Il commerciante Mazzieri, di adesso non mi ricordo di quale negozio, non vorrei, e poi non si può fare pubblicità, gliel'ha fatto notare che è stata fatta una delibera dove il sindaco e la giunta sono arrivati alla conclusione che chi parla male del paese, fa una cattiva pubblicità al paese, può essere soggetto a querele. E dunque, se usa dei toni su un po' sopra le righe, un paese desolante. Vabbè, quella è una querela talmente temeraria che Però, chi la fa ne risponderà poi in tribunale. Sì, ho capito, però voglio dire, capisci che tu sei un consigliere di maggioranza, non lo dovresti dire, se permetti. Io noto invece una certa intolleranza e un certo, diciamo così, fastidio nei confronti dei social.
troppe opinioni disturba il manovratore, esatto, disturbano anzi le opinioni il manovratore. E allora, e allora ti saluto e ti ricordo sullo spostamento del mercato da Corso Matteotti a Lungomare, sei d'accordo? Sì, ma quello viene stato fatto sempre, sempre, vero, e quello è una cosa anche, credo che sia anche scritta a livello, nelle, a livello regionale questa cosa. Fammi dire l'ultima cosa, autonomia. E un sondaggio dice che i marchigiani per il 26% sono favorevoli all'autonomia delle Marche. Dunque, vedendo i sondaggi oggi, siamo il primo partito nelle Marche. Viva l'autonomia! Vabbè, non partecipa alle elezioni, quindi certo, non ha fatto campagna niente, elettorale, se no qui ci bastonano. Bene, grazie a Tilio e a presto allora. Ciao, a presto, buonasera. Saluto a tutti. Sì.